scritto nel tuo cuore. Barbera d'amo, barbera d'asso. Il mio destino. Anche se l'esistenza mi avvelena. Anche se l'esistenza ma bene voglio restare sempre a te vicino. Allora, io mi chiamo Luciano e lavoro da Domenico Clerico, da 3 anni ormai, e da Domenico Clerico mi occupo del mercato estero soprattutto. Oggi Domenico lavora direttamente in tutto il mondo, fino all'anno scorso eravamo parte del gruppo Marc de Grazia Selection. Ah, Marc de Grazia? Sì, per più di 30 anni, adesso siamo diretti. E oggi siamo qua in Brasile perché cominciamo una nuova avventura con un nuovo importatore, non è più Mistral ma è Premium Wine. Di Belo Horizonte, e abbiamo portato un paio di vini dell'azienda, Dolcetto, abbiamo portato l'Arte, che è un nostro vino blend che abbiamo da quasi 30 anni, e il nostro vino più conosciuto che è il Chabot Mentin, che fino all'anno scorso era chiamato Chabot Mentin Ginestra. Adesso il nome Ginestra non appare più, è una scelta aziendale in conseguenza ad una legge italiana che è cambiata da un anno, però abbiamo mantenuto il nome che rappresenta Domenico Clerico alla Ginestra di Montfort. E il vino parla da solo, Luca ne ha fatto un grande esempio. Credo che sicuramente la Ginestra è una delle vigne più importanti di tutto il Barolo, per la sua austerità, per la sua tannicità e per la sua classicità. Tu sei della famiglia o proprietario? No, io la famiglia è solo Domenico Clerico e la moglie. Loro purtroppo non hanno figli, però ci siamo tanti ragazzi che lavorano in azienda e noi siamo un po' la loro famiglia e loro sono i nostri papà e mamma. Lavorare da Domenico Clerico è una grande esperienza perché siamo veramente tutti in famiglia. Domenico, che vive in vigna, quando viene in cantina assaggia i vini, chiede sempre il mio consiglio e il consiglio del mio collega che segue la cantina. Assaggiamo tutti e 3 insieme e diciamo va bene, non va bene, quindi lui decide, però chiede sempre, è sempre una decisione insieme. E questa è una bella cosa perché è un'azienda che è fatta di tante persone, non soltanto uno solo. Luciano, com'è il lavoro con Marc de Grazia? Il lavoro con Marc de Grazia è stato un lavoro fantastico per più di 30 anni. Purtroppo oggi ci sono alcune idee che andavano in direzioni non proprio uguali. Allora è stata una decisione della nostra azienda di lasciare Marc de Grazia, ma ci sono voluti 2 anni per decidere, non è una decisione di 2 minuti. E, è stata una decisione molto difficile, per adesso siamo contenti perché il mondo del vino sta continuando ad andare avanti e la gente conosce Domenico Clerico e gli piacciono i vini, che è importante. Questo che importa. Però Marc de Grazia è stato un grandissimo partner, se non ci fosse stato Marc de Grazia oggi Domenico Clerico non sarebbe così importante com'è. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Guys.